Detto fatto, come si fa la vendemmia? Come si pigia l'uva? Perché prima di arrivare alla vendemmia l'uva va pigiata. No, dopo prima si vendemmia, quindi si raccoglie dalla pianta e poi si mette in. Diciamo, questo è un metodo un po' antico, però si pigia l'uva. Ma noi siamo legati ai metodi antichi, prego. Ok, quindi. Allora, quindi noi vogliamo capire. Okay. Non hai calzini? Sì, ho ce l'ho piccolini. Ah, ce li hai calzini. Ti puoi anche sedere. Allora, qui abbiamo tanta uva e vogliamo capire se sei più bravo tu o Maggioglio. Maleducato, a pigiare l'uva. Perché, amore, attenzione, facciamo un po' di ordine. Sì, ma dobbiamo salirci dentro. Facciamo un po' di ordine, perché Ignazio è un sommelier 2.0. Ci hanno detto che tu riesci ad aprire le bottiglie di vino con un telefonino. A sciabolare, sì. È vero? Sì. Col telefonino tu sciaboli? Sì. Vabbè, dopo magari lo facciamo vedere. Dai, va bene. Ma intanto qui cosa facciamo, Cristianino? Come te la cavi a pigiare l'uva? La vedo. Amore Sei mio. Pronto? Guarda, essendoci una vasca ti direi facciamo il bagno insieme, ma... Insieme? Forse è il caso che... Maleducato, che dici? Essendo prima vieni, io. T'aiuto, grazie. Vieni. Votate chi pigia meglio, Maggioglio o Mosello? Lanciamo il sondaggio, chi pigia meglio? Va benissimo. Allora, io posso fare anche il disturbatore? Ecco come pigia Maggioglio. Fermi. Vieni, che stai aiutando. Grazie, amore mio. Fermi, perché così ha pigiato Maggioglio. Sei meraviglioso, Cristianino. Ma noi ci chiediamo, Ignazio Moser, che avrà pigiato tante volte in vita sua. Con i piedi, devo essere sincero, ho pigiato poche volte, però... Però l'hai fatto. Sì, certo. Sarà migliore o peggiore di Maggioglio? Noi ti chiediamo una pigiatura sexy, un po' alla sexy. Maggioglio. Quindi Maggioglio, sexy, per bene, piacere, okay. Lascia campo Cristianino, a Moser. Per favore, è una mano a salire, ragazzo, veramente, che c'ha bisogno. Vai, amore. E quindi... E vediamo. Ah, così. È la pigiatura sexy. Ciao amore, tranquilla, scusa, mi hanno obbligato loro, giuro. E adesso qui? Continua, continua, non ti fermare. Chi ti ha detto di